Com'è andata, Don Ciotti? Com'è andata? Ma sarà la magistratura a decidere il valore penale delle minacce, sì o no. Per noi ci sono state, quelle parole sono parole forti, sono parole chiare, ma non fermerà nulla del nostro percorso, che è un percorso, non fermerà nulla del nostro percorso, perché è un percorso, al di là delle valutazioni della magistratura, che non fermerà l'impegno, che non è di una persona, ma è di un'associazione di associazioni, che coinvolge migliaia e migliaia di persone. E per me è anche un problema di responsabilità e di coscienza. La prima rispetto a una coerenza che come sacerdote ho rispetto al Vangelo, e quindi la difesa della dignità, della libertà delle persone, nel contrasto a qualunque forma di violenza, di crimine, di corruzione, di mafia. E la seconda è anche un problema di coscienza rispetto alla nostra Costituzione italiana, perché per me il problema della democrazia è importante che si affermi veramente, creando le condizioni di libertà e dignità di tutte le persone nel nostro paese. Qui parliamo di mafia, parliamo di personaggi mafiosi, parliamo di codici. Ora, il nostro cammino non si ferma, il nostro cammino va avanti, non c'è nessun problema. Questo... La moglie una volta aveva chiesto che lei lo vedesse, che lei lo vedesse in carcere. Ha rinnovato, sì, questo appello. Questo... Noi a questo incontro... Lei si è detto disponibile, mi pare. Esatto. Ciò che nelle intercettazioni Rina capovolge tutta la situazione. Prima non ho chiesto io di incontrare la moglie, è la moglie che ha chiesto in momenti difficili di incontrare me. E alla signora Rina ho detto esplicitamente che ero disponibilissimo a incontrare suo marito, ma che suo marito doveva fare la procedura che fanno tutti quanti. Lei oggi ha paura? No, sono disorientato, perché a volte c'è il rischio che si... tutto diventi uguale, tutto uguale. Io credo che bisogna sempre distinguere per non confondere. Qui ha parlato Rina, qui ha parlato Lo Russo, qui, cioè, ma non era, nessuno non sapeva di essere intercettato. Ma attenzione, che i modi di mandare segnali fuori, loro sono sempre stati, pur in condizioni difficilissime, maestri. Ma non tocca a me dire tutto questo. Quello che tocca a me dire è la gioia, la grande gioia di essermi trovato in questa stessa aula dove eravamo dietro alla sentenza contro chi ha ucciso Lea Garofalo. Le parole di Dottorina non sono le parole di uno qualsiasi, resta il simbolo anche degli stessi mafiosi, no, un punto, e anche i suoi silenzi che abbiamo visto, no, hanno un loro preciso significato. Le minacce ci sono, poi uno può interpretarle come vuole. Il sottoscritto sono gli atti che parlano di quando in Calabria l'uomo armato è arrivato nella sala dove stavo parlando e furono i ragazzi della polizia che l'hanno fermato all'ultimo istante, e il attentato che è stato sventato tempo fa sulla Portogallo Udine. Sono gli atti che parlano, e quindi momenti di difficoltà ci sono stati. Queste sono parole, ma sono parole che danno un loro significato. Allora è una corresponsabilità. Mi commuove vedere che ci sono delle delegazioni di parte d'Italia che sono arrivate qui per dire siamo anche tutti noi, perché non c'è un navigatore solitario. Io sono un piccolo strumento, piccolo, con tutti i miei limiti e le mie fatiche, di tentare di mettere insieme tanti pezzi di una società civile, non nelle parole, ma che si assuma la sua parte di responsabilità.